Non mi disturbi, non ti preoccupare. Avrei bisogno di un favore da te. Veramente ti ho chiamato anche a casa, ma non c'eri. Sì, lo so, perché ho dormito... Ho dormito in barca. Ci sarebbero dei verbali da firmare in ufficio, ma io ho ancora un po' di febbre. Certo, li posso firmare io i verbali. Non ti preoccupare, tu resta a letto, eh. Riguardati. Grazie, ciao ciao. Giovanni? Che succede? Perché ti sei rilassato? Scusa, non volevo svegliarti. Non fa niente. Vieni qui, vicino a me. Sei elegante. Grazie. Allora, posso fidarmi? Certo. Allora, per cena vi ho preparato lo spezzatino con le patate. C'è solo da riscaldarlo. O poi io tornerò tardissimo, non mi aspettate, cenate e andate a letto, ok? Ma Lucia lo sa dove vai? Ma sono i figli che devono dire ai genitori cosa fanno, non il contrario. Sono qua. Bene, bene, allora, ciao, ciao bambini, ciao. Ma chi è quello? Ah, un amico. Sì, e mi raccomando, Ciao, ciao. Che macchina, Carlino. Visto? Prego. Tenga forte! Per favore, Carlino, stai attento, mi raccomando. Non correre, vai piano perché... Va bene, andrò come una umana. Tutta vita! Quello che hai fatto è inammissibile. Se per favore puoi dirmi almeno quello che ho fatto... Mi ha telefonato Branduardi, il magistrato. Mi ha detto che ti ha visto uscire da casa di quella francese all'alba. Già non mi stava simpatica, adesso poi... Non è il momento di scherzare. E mi avevi detto di aver dormito in barca. È pazzesco, oltre che indegno per un funzionario dello Stato. Non ti sembra di esagerare? No, per niente. Ma è chiaro che non puoi più occuparti di questa indagine. Da oggi sei in ferie fino a che questo caso non sarà risolto. Adesso scusami, ma devo lavorare. Thank you.
Mamma, ma dove stai andando? Sono le 7 del mattino. Ah no, io non sto mica uscendo, sono appena rientrata. Ma come? Da dove? Cioè, che cosa hai fatto? Ma chi c'è? Ma adesso alla mia età non posso passare una notte fuori casa. Mamma, dove sei stata? Posso saperlo? Cosa sono quei soldi lì? Ah, sì. Ah, li ho vinti alla roulette. Oh, non li ho nemmeno contati, lo sai. Alla roulette? Cosa stai dicendo? Casinò di Monte Carlo. Tu sei andata a giocare al casinò di Monte Carlo? No, no, ho fatto solo una puntatina di passaggio. Ma con chi? Chi ti ci ha portato? Adesso queste cose non contano. Adesso bisogna parlare di cose più importanti. Più importante di questo c'è solo che tu sei davvero impazzita. Sono stata a Nizza e lì ho saputo la ragione per cui il padre di Odette e di Chantal ha tentato il suicidio. Non ci posso credere. E quale sarebbe il motivo? Ha perso tutto quello che aveva. E anche il suo ristorante, quello di Nizza, sta per andare all'asta. E tutto questo perché la banca che gli aveva concesso una grossa somma ne ha preteso il rientro immediato e lui non poteva. Ti grati, eh? Sì, vabbè, lascia stare, vai avanti. E lo sai chi è il maggior azionista di quella banca? Suo fratello Angelo. Sì, perché ha fatto con Attilio quello che ha fatto con tutti gli altri. Prima ha concesso loro dei grossi prestiti e poi li ha strangolati. E perché avrebbe fatto una cosa del genere? Perché per invidia, per gelosia, perché lui era pazzamente innamorato della cognata. Sì, la madre di Chantal e di Odette. E così facendo lui pensava e sperava di portarle via, capisci? A chi telefoni? Pronto? Sì, sono io. Mi devi fare un favore. Aspetta. Gentilmente, potresti uscire? Ma perché? Scusa, che fastidio ti do? Va bene, va bene. Io ti do degli indizi straordinari, meravigliosi, e tu mi... Vabbè, comunque, guarda, a buon rendere, guarda. Allora... Uè, Giovanni! Giovanni! C'è una tua amica che ti cerca! Ciao, Corso! Ciao, Giovanni! Ciao, Chantal! Aspetta, t'aiuto! Levo le scarpe? Come vuoi, è meglio. Questo è l'altro Giovanni? Già. Per questo che mi hai chiesto di venire qui? Volevi che ti conoscessi di più. Volevo che ci conoscessimo meglio tutti e due. C'è anche un'altra Chantal. Che vuoi dire? Ognuno di noi ha certi aspetti che a prima vista non vengono fuori. E io pensavo che per te potesse essere lo stesso. Sì. È così. Ma non mi va di parlarne adesso. L'altra notte ho pensato tantissimo. A te. A noi. Anch'io. Hai fame? Sì, un pochino. Thank you.
Perché non mettiamo in mare la tua barca? Ci non andiamo via, lontano. Magari. Sarebbe bellissimo. Non ti dispiacerebbe lasciare la tua famiglia? Vuoi dire Odette? Non solo, pensavo anche a tuo padre. Quando starà meglio avrà bisogno di te. Ha già perso tutto. Non dovrebbe perdere anche te. Chi te l'ha detto? Mia madre ha parlato con tua madre. Quindi tu l'hai saputo? Sì, Chantal. Perché non me ne parli? Scusa, devo andare. Aspetta, Chantal. Mi dispiace, pensavo che parlare della tua situazione ti potesse aiutare. Sei stato come un bel sogno, Giovanni. Ora anche tu sei entrato nella realtà. E la realtà mi fa troppo male. Commissario! Patroni, grazie per avermi avvisato. Ma si figuri, non credo proprio che la dottoressa rientrerà per oggi. Stava molto male. Gli abbiamo consigliato affettuosamente di tornarsene a casa. Gli abbiamo detto che pensavamo a tutto noi. È stata lei? Penso di sì. Quattroni, mi chiama Biamonti e mi passa la telefonata al mio ufficio. Sardi? Sì. Toscani non è ancora rientrato? No, anzi, vorrei proprio sapere dove è andato. Ha ricevuto la telefonata ed è uscito. Dottor Biamonti, le passo il commissario Bentivoglio. Dunque, tu mi confermi che il colpo alla nuca è compatibile? Sì, mi sono fatto un'idea. Bene, grazie Emilio. Sì. Ci hai visto giusto. Sono stato a casa Rambaldi, come mi hai chiesto. Ho sudato 7 camicie, ma ho trovato qualche cosa di veramente interessante. Grazie. Parte fra 5 minuti, eh?